Sto facendo qualche prova con le cose che ho comprato. Oggi ragiono di saldi, beh, comunque. Sono andato alla Fiera di Senigallia a Milano e ho trovato qualche buona cosa, almeno mi sembra. Ho trovato questo zaino, esercito italiano. Molto capiente. Robusto. Non so se si vede, ci sta dentro una valanga di roba. Qui ci sono due ampie tasche laterali. Direi che ci contengono tranquillamente più di una bottiglia d'acqua, di quelle da 1,5 litri, acqua minerale. Non ha il, cioè lo zaino sarebbe formato da zaino base, cioè questo grosso, e un altro zainetto piccolo, tattico. Quello non era, non c'era, insomma. Comunque 20 euro mi sembra una cosa abbastanza. Qua la seconda tasca, molto ampia. Il tessuto è parecchio robusto. Mi sembrerebbe impermeabile perché sotto è plastificato. Qui c'è una cinghia che permette di inserire in questa tasca qua, che passa dietro, passa questa tasca, passa dietro questa tasca qui grossa ed è senza fondo. Quindi qui si può inserire per esempio un'accetta, le racchette, bastoncini per camminare. C'è sia su questo lato che dall'altro lato. Eccola qua. Il cappuccio sopra è molto ampio. È dotato qua di una cerniera. E quindi qua c'è un'ampia tasca dentro nel cappuccio. Queste contengono anche qui dei lacci, quindi qui sopra può essere messa, non so, un sacco a pelo, una piccola tenda. Sulla parte anteriore c'è anche qui un elastico che può contenere anche qui sacco a pelo o zaino o tenda o un telo. Sembra buon acquisto, dai. Poi vediamo cosa ho trovato. Allora, ravano un po' dentro. Questa è la classica gavetta militare. Bella. 5 euro gli ho dato. Vabbè, insomma. Mi sembra, l'ho già provata. Ho cucinato sinceramente sul gas. È composta da tre pezzi, adesso poi dopo magari la apro così si può vedere. Leggera, non, direi che non è pesante. Questa maledetta fotocamera, guarda se si mette a fuoco, eccola lì. Niente, anche questo mi sembra una buona cosa. Poi ho trovato una borraccia, classica attacco Alice,
cioè quello con le due, non so se si riesce a vedere qui sul nero, comunque c'è poca luce, le due stanghette metalliche dietro che permettono di attaccarla a un cinturone, a un, o come adesso qui per esempio allo zaino. E poi ho comprato questo telo qua che mi serviva. Beh, adesso l'ho usato in questo modo qui un po' pellegrino, ma questo mi serviva per quando si va in campeggio, da mettere fuori davanti la tenda. Comunque nuovo, bello, 15 euro, non è grandissimo, è il classico telo tenda dell'esercito italiano, mi sembra, adesso non mi ricordo, del 72-79. Questo era praticamente possibile giuntarlo, infatti se si vede c'è tutta una fila di bottoni sui lati, si potevano giuntare uno con l'altro e fare praticamente una tenda, un riparo. In mezzo qui, adesso qui si vede male, comunque qui c'è un'apertura che adesso è chiusa con i suoi bottoni, e quindi questo telo può diventare anche un poncio. Ovviamente è di cotone, quindi la tenuta dell'acqua non penso pressoché zero, però per scaldare, per riparare può andare bene. Ho approfittato e ho montato qua sotto una mini amaca che ho preso su Amazon, anche questa 9 euro. Sì, sinceramente è proprio una cosa alla garibaldina, nel senso che l'ho provata poco fa, è un po' strettina, ecco, però pesa forse 2 etti, compreso, c'era già compreso le sue corde per legarla all'albero. Qui, come si può vedere, l'ho fissata in questo modo, e dall'altra parte ho fissato l'anello con un pezzo di corda normale. Sotto ho usato un pezzettino di legno per bloccare la corda senza fare il nodo sull'occhiello del telo. Il classico nodo Prusik per tenere teso il cavetto. E qui praticamente stessa cosa, ho usato un pezzetto di legno per tendere la corda attaccata con sempre il nodo Prusik a quest'altra corda che invece è legata all'albero. Qui è dove è legata la maca dall'altra parte, forse l'ho messa un po' troppo in alto, però vabbè, la pianta non mi permetteva di attaccarla più in basso perché sotto è troppo grossa. Ecco, queste sono le prove della giornata. Qui sono nel giardino, ovviamente non sono in mezzo a un bosco. Oggi però era una bella giornata, adesso sono le 5, il sole praticamente se n'è andato. E niente, adesso magari provo un attimo la gavettina e vediamo un attimo.